prevede la totalità delle relazioni, direbbe Spinoza, e cioè che cosa? La provvidenza universale, cioè la legge del meccanicismo, cioè il fatto che, come dire, tutto è già deciso, ma male è non rendersi conto, come dire, è non avere conoscenza di ciò che accade, di non avere gli strumenti per rendersene conto. Ora, questa ovviamente è una direzione, è una lettura che forza molto Gersonide, e credo pure in alcuni passaggi che in Gersonide ci sia questo problema. Gersonide deve mantenere uno spazio di libertà, come dire. È pure altrettanto curioso che tutta l'operazione, questa pongo come dire una seconda domanda, che tutta l'operazione che Maimonide fa, ad esempio, sulla profezia, è in Gersonide profezia, come giustamente prima aveva spiegato il Rav Shunak, profezia e filosofia, come dire, tendono quasi a sovrapporsi. E questo non è secondario alla luce di quell'uso virtuoso dell'intelletto. E un'ultima questione, davvero, tra l'altro tutto questo su un punto che trovo altrettanto problematico, ma che è quello del nascondimento di Dio, cioè che cosa significhi anche. È un problema, come dire, che emerge spesso nel testo, ma poi da ultimo non si ha una consistenza, almeno a me pare, profonda di questo, del problema che questo nascondimento implichi. Ma l'ultima questione che vorrei porre è questa, sempre legata alla felicità intellettuale, ma la felicità intellettuale, guardate un po', è qui la matrice profondamente ebraica di Gersonide, è una felicità comunitaria. Io trovo questo molto importante, e sarà anche un elemento ricorrente nella tradizione ebraica, o meglio nel pensiero ebraico, in alcuni. La dimensione comunitaria è l'unica, è la vera, come dire, dimensione in cui si dà la felicità intellettuale, in cui l'intelletto è autenticamente in relazione con Dio. E questo pure credo che ponga delle questioni notevoli. Grazie. Assolutamente sì, grazie per... Un attimo. Siccome abbiamo ancora mezz'ora, magari... Se non è troppo, io proverei a raccogliere anche le altre domande, così poi sì. Rav Shunak ha tutto il tempo che vuole per rispondere. Sì. Se ci sono altre domande, naturalmente, se ci sono altre questioni. A microfono, sì, così si può registrare, grazie. Allora butto lì un'idea, nel senso che non è molto elaborata, cioè non è che io sappia molto di queste questioni, però butto lì un'idea. Allora, si parla sempre di intelletto come il fattore che avvicina Dio, un fattore di conoscenza di Dio, un fattore anzi che ci facilita l'azione di Dio su noi stessi. Si parla di intelletto, non si parla mai di fede, e mi sembra che sia molto importante. Forse non si parla di fede perché è un testo filosofico e forse è giusto che non si parli di fede, però parlando di Dio in qualche modo la fede c'entra, parlando di Torah in qualche modo la fede c'entra, parlando di ebraismo in qualche modo la fede deve centrare. Allora, da un punto di vista, sotto un certo aspetto sembra quasi un discorso totalmente laico, nel senso che presuppone una posizione che si parla di Dio però senza andare ai fondamenti, che se io non credo in Dio è chiaro che posso fare ogni discorso intellettuale ma senza magari avvicinarmi a Lui. Io posso pensare, posso essere intelligentissimo, ma posso essere talmente lontano da Dio che con la mia scienza, anzi non solo non mi avvicino, ma mi allontano. Certo. Adesso si parla, noi parliamo, io parlo con la posizione cristiana in testa, no? Chiaramente noi siamo un po' quasi, leggendo questo testo, un po' condizionati dalla visione cristiana. Però non posso fare a meno di dirlo.
Allora, da un certo punto di vista è un testo questo che fa pensare che ci sia quasi un buco, cioè si parla di un intelletto senza fare i conti con la fede in Dio. D'altra parte però è un intelletto che avvicina a Dio, ma allora l'oggetto di questo intelletto, l'oggetto di questa conoscenza cos'è? È una conoscenza filosofica, è una conoscenza scientifica, è una conoscenza medica, è una conoscenza dell'uomo, della psicologia dell'uomo, cioè quale tipo di conoscenza, di quale tipo di conoscenza si parla che avvicina a Dio? Perché sono tanti tipi di conoscenza, la conoscenza del cosmo, delle stelle. E quindi non è un qualcosa di secondario, a seconda della conoscenza io posso essere avvicinato o allontanato da Dio, no? Questo dalla parte, diciamo, di problematica, che mi fa pensare che sia un testo un po' così, insomma, no? Non dico di parte, però un po', insomma, un po' carente, insomma, no? D'altra parte però, se penso alla ricchezza di questo testo, potrei anche pensare a questo. Ok, si parla di intelletto, non si parla di fede, e questo potrebbe essere positivo, perché non parlando di una fede, io parlando di intelletto posso abbracciare tutti gli uomini, posso abbracciare tutte le fedi, posso abbracciare tutti i credi, posso abbracciare tutte le conoscenze. Beh, questo mi fa pensare che possa essere un messaggio universalistico, un messaggio che può essere accettato da tutti gli uomini, un messaggio non ideologico, un messaggio non di parte. Allora, potrebbe essere benissimo un messaggio accettato anche oggi. Allora, potrei dire, accanto, diciamo, ai dubbi che posso maturare con una lettura che ho diciamo esposto poco prima, potrei anche dire che questo è un testo che fraternizza, è un testo talmente bello, importante, che può essere forse la soluzione per unire gli uomini, per unire tutte le fedi, per unire tutti i credi e per andare al di là degli ideologismi e delle contrapposizioni che oggi ci sono. È un qualcosa che unisce, dicendo, ok, col mio intelletto io mi avvicino alla salvezza, mi avvicino alla vita, benissimo, è un messaggio universale. Quindi un messaggio che può essere riproposto, quindi non solo più un messaggio di epoca medievale, ma veramente un messaggio moderno, inteso però in questo senso qui, pur con tutte le sue critiche che ho esposto all'inizio del mio discorso. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande? Una domanda sola è che riguarda appunto questo fatto dell'intelletto che propizia in qualche modo la vicinanza di Dio nella forma della provvidenza particolare. Allora esiste anche un problema di educazione dell'intelletto al buon uso, un problema di paideia, diciamo, chiamiamolo così. E però nella misura in cui questo intelletto si avvicina a Dio, il prodotto del suo sapere non adegua, per così dire, la sorgente, perché la Torah resta Torah, la profezia resta profezia, la filosofia resta filosofia. E forse qui c'è anche proprio quella differenza tra Spinoza e questi altri autori, cioè qui il principio di creazione è determinante, secondo me. Resta ciò che stabilisce la differenza che può esserci tra profezia e filosofia, tra Torah e ricerca dell'uomo, tra Dio e l'avvicinamento da parte dell'uomo a Dio. Insomma, la struttura che ci sta dietro sembra essere proprio quella dell'alleanza di Dio e dell'uomo, tra Dio e l'uomo. Questo è un pensiero, credo, del tutto nuovo rispetto alle possibilità di Aristotele. Senta, mi aveva colpito quel passo della sventura, no? Di quelli che, anche quelli che nascono nelle sventure, che già sono capitati ai loro genitori, dovranno
lavorare per cercare di passare dalla parte dei giusti e non restare puniti. Questa mi sembra un po' una visione un po' deterministica, no? Cioè il fatto di dire se tu nasci male da una famiglia sventurata difficilmente potrai cambiare, e non mi sembra che sia molto evidenziata il modo, la guida per uscire da questa sventura. Sì, l'intelletto, ma siamo sempre lì, l'intelletto come viene usato, come viene educato. Insomma, questo intelletto è una capacità, diciamo, individuale di ascesi di un intelletto che poi si perde nella contemplazione, perché mi vengono in mente i primi versi di Dante, quando Dante dice del suo viaggio nel paradiso: io fui in quel cielo, l'intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Quindi l'intelletto che si sprofonda in Dio, però lo conosce, gli rimane il punto di domanda. Va bene, se non ci sono altre domande, restituiamo la parola a Rav Shunnak per un quarto d'ora, 20 minuti, non di più, perché su questi temi si potrebbero parlare tre giorni interi, insomma, però purtroppo non li abbiamo, almeno non tutti di fila. No, cercherò di rispondere a tutte le domande, in realtà sono tante e implicano tutta una serie di argomentazioni molto articolate. Comunque, innanzitutto rispetto all'intervento che è stato fatto, condivido moltissimo, e soprattutto ci sono due aspetti che mi hanno colpito. Il primo è l'approccio, no? Abbiamo parlato dell'approccio di questi autori, cioè in qualche modo, soprattutto Gershonide, della lettura della Torah, e dove, cioè del modo di leggere la Torah sulla base delle conclusioni razionali che abbiamo elaborato. Cioè, in qualche modo dice, se la Torah sembra in contraddizione, significa che non abbiamo letto bene la Torah. Bene, questo approccio è l'approccio ebraico estendibile non solo al problema della filosofia speculativa razionale in confronto alla Bibbia, ma alla scienza in senso lato in confronto alla Bibbia, anche la scienza intesa in senso contemporaneo. Cioè, l'ebraismo è dove la scienza sembra contraddire la Torah, una, diciamo, degli approcci dell'ebraismo ortodosso è leggere la Torah in qualche modo in modo coerente con la scienza, perché il punto di partenza è che tutto c'è nella Torah, e il fatto che la scienza arrivi a una tesi, fin tanto che non viene smentita, significa che se questa tesi non è smentita ancora, comunque può essere trovata nella Torah, poiché la Torah è la conoscenza divina, è la saggezza, è la chokhmah per eccellenza, quindi tutto ciò che l'uomo scopre è in realtà è già dentro la Torah. Per esempio, una metafora che viene fatta e che non è usata solo in ambito ebraico, anzi nasce all'esterno dell'ambito ebraico, proprio in campo scientifico, è che in qualche modo lo scienziato scala la montagna della conoscenza sulla cima trova il Chacham. Trova il Chacham. E in qualche modo, quindi, tutto ciò che in qualche modo la scienza trova, in qualche modo deve essere in qualche modo trovato all'interno della Torah. Quindi la Torah non potrà mai essere in contraddizione con la scienza. E questo primo punto. Secondo punto, Spinoza. Beh, allora, sicuramente adesso cercherò, anche tramite uno schema che ho cercato di rappresentare, che poi volevo magari proiettare, ma forse non ho i mezzi, cercherò di rispondere anche a questo. Secondo me, Gershonide, come tutto il firone, in qualche modo medioevale, anche Maimonide stesso, ha certamente dei punti di contatto con il sistema di pensiero di Spinoza, soprattutto l'etica, un trattato teologico-politico tocca poi altri aspetti. Però c'è comunque ancora molta strada da fare. Sicuramente se noi dovessimo leggere la Bibbia con un razionalismo esasperato,
geometrico, a questo punto arriveremo a Spinoza. Ma mi pare che Gersonide comunque sì, effettivamente parte da presupposti razionali, e come dire, appunto, il suo obiettivo è di leggere la Torah su chiave razionale, e appunto, come giustamente è stato detto, dove Maimonide invece in qualche modo si ferma e si appoggia alla profezia in senso, come dire, di rivelazione in qualche modo non più di tanto analizzabile, invece no, l'obiettivo di Gershonide è spingersi a dimostrare razionalmente le verità. Però diciamo che non si arriva in qualche modo mai a Spinoza, nel senso che in qualche modo Spinoza in qualche modo concepisce la divinità come sostanza intesa in sé per sé, in qualche modo, quindi c'è una non libertà della sostanza stessa. Non mi pare che Gershonide strutturi in questo modo Dio, sostanzialmente. Quindi, certo, un razionalismo esasperato porta inevitabilmente a Spinoza, ma qui dentro Gersonide invece c'è spazio per una lettura razionale del creazionismo, per esempio, cioè siamo ancora molto lontani da Spinoza. E in merito alle altre questioni che sono state sollevate, ecco, il problema della fede, bene, è vero, cioè a mio modesto avviso, ripeto, non sono un esperto di pensiero ebraico medievale, anche perché nella mia formazione ebraica, al di là degli studi universitari, il mondo delle yeshivot non approfondisce minimamente questa parte del pensiero ebraico, a torto ovviamente, ma ecco, sono scelte di campo, e quindi sicuramente posso rispondere al fatto che è vero, questo è uno dei problemi, cioè la mancanza, diciamo, del rapporto con la fede così come lei lo ha accennato e illustrato. Cioè, perché qui l'oggetto è diverso. In qualche modo qui si vuole analizzare la fede, in qualche modo è la consapevolezza dell'essere oggetto di attenzione da parte di Dio, sempre sulla base della nostra predisposizione intellettuale. Chiaro che qui non si parla di fede nel senso comune del termine. E poi bisogna anche vedere cosa intendiamo per fede. Attenzione a non scambiare la fede con il credo. Una cosa è l'atto di fede, l'azione, il moto della fede, potrei dire, è una cosa, il contenuto della fede. Qui ci fermiamo al contenuto della fede. Mi spiego, e non sono certo di riuscire a spiegarmi in maniera corretta, ma provo. Il nostro speculare su Dio, quindi in qualche modo il ragionare su di Lui, potremmo dire il contenuto della fede, viene sempre dopo la fede in sé stessa, che è qualcosa di a priori, è un'intuizione, ok? È un moto interiore, un'intuizione a priori. Il nostro essere pervasi dalla consapevolezza della presenza di Dio è un a priori. Dopodiché arriviamo al ragionamento su, appunto, il nostro rapporto con Dio, la teologia negativa, cioè Dio non è, ma c'è quello spazio del tutto interiore, del tutto spirituale, che è un a priori. Ma qui non è oggetto di, non è oggetto di questo testo, e forse questo testo nemmeno lo prende in considerazione quello che tradizionalmente si può chiamare emunà. Non è il contenuto della fede elaborato appunto da una anche speculazione su il nostro rapporto con Dio, ma è la consapevolezza della presenza di Dio e della sua vita. Quindi è tutt'altro, è qualcosa, secondo me, di a priori, è un a priori che non viene qui ritenuto
come dire, non è parte dell'oggetto. L'oggetto qui è il nostro rapporto con Dio nella condizione in cui ci troviamo, cioè almeno nella parte che ho voluto esaminare dell'opera, parte del creazionismo e dell'eternismo, cioè, è il rapporto tra la conoscenza di Dio e la libertà dell'uomo. Le mie scelte libere, le scelte degli altri su di me, e vengo all'ultima obiezione, fanno parte del libero arbitrio. Il non la conoscenza di Dio, appunto, della sfera dell'individuo, non è deterministica. E quindi c'è libertà, c'è libero arbitrio, le mie scelte sono libere, le scelte degli altri su di me sono libere, quindi la seconda causa della sofferenza del giusto. L'ordine naturale delle cose, l'ordine astrale, è appunto la provvidenza generale, e dietro a tutto questo c'è Dio, in qualche modo. Dio che è nascosto dietro tutto questo, che è a priori è tutto questo, e che tramite, e l'uomo in qualche modo, che ruolo ha qui l'intelletto? Uno dei ruoli innanzitutto è proprio quello, e venga un'altra domanda che mi è stata fatta, forse mi riaggancio a un'osservazione che ha fatto il prefetto, sempre che io l'abbia compresa in modo corretto, che ruolo ha la Torah? La Torah, tramite l'intelletto, il corretto uso dell'intelletto, la Torah è come uno strumento per istruire il corretto uso dell'intelletto, porta a usare bene il libero arbitrio, cioè le mie scelte libere e le scelte degli altri su di me. La prima causa e la seconda causa della sofferenza del giusto sono direttamente connesso all'uso che se ne fa dell'intelletto, ma lo strumento per Gershon Id comunque rimane la Chokhmah della Torah, la sapienza della Torah, quindi la Torah è uno strumento per usare bene l'intelletto. E non so se ho dimenticato alcuni dei punti che mi sono stati chiesti, credo di averli toccati leggermente tutti. In questo senso, quindi, non è una